supportare l'integrazione delle istanze territoriali per la definizione condivisa e partecipata della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. E questo è il senso con cui la Regione Umbria e ANCI Umbria, insieme con FELCOS Umbria, hanno organizzato un incontro in biblioteca a Città di Castello. Durante l'iniziativa sono stati tracciati i risultati dei percorsi di coprogrammazione su persone, pace, pianeta e prosperità, individuati nei mesi scorsi nell'ambito del processo dei forum territoriali per la definizione della strategia regionale di sviluppo sostenibile. I forum territoriali, coordinati da ANCI Umbria e FELCOS Umbria, sono stati configurati come un meccanismo di articolazione tra la regione dell'Umbria e i territori per supportare l'integrazione delle istanze territoriali per la definizione condivisa e partecipata della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Come ANCI Umbria insieme a FELCOS Umbria stiamo in questa giornata facendo una restituzione di risultati di un processo partecipativo che abbiamo avviato nei mesi scorsi e che prevede come obiettivo quella della localizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. È un progetto che stiamo portando avanti insieme alla Regione Umbria perché il processo partecipativo si è svolto principalmente per raccogliere quelle che sono le istanze territoriali rispetto ad un documento preliminare riguardante la strategia regionale di sviluppo sostenibile che la Regione Umbria ha praticamente pubblicato e ha deciso insieme appunto all'Associazione dei Comuni a FELCOS Umbria di avviare questo processo partecipativo proprio per arrivare ad una definizione. È un documento, diciamo che un po' segna, no, la strategia dell'Umbria da qui fino ai prossimi anni. L'incontro è stato anche l'occasione non solo per condividere i risultati dei lavori svolti nei mesi precedenti, ma anche un'opportunità per integrare idee e proposte concrete ed utili ad elaborare una vera e propria strategia locale per lo sviluppo sostenibile in grado di riflettere gli effettivi bisogni e le prerogative specifiche del territorio.